È arrivata l'ufficialità, Lukaku è un nuovo giocatore della Roma e quindi andiamo a simulare l'avventura di Romelu Lukaku in maglia giallorossa. Allora ragazzi, doveva andare alla Juve, doveva andare in Arabia Saudita, doveva tornare all'Inter, doveva rimanere al Chelsea e alla fine così, de botto, Fabrizio Romano ha detto here we go e Lukaku è diventato un nuovo giocatore della Roma, quindi farà coppia con Dybala, raga, ho già paura a vederli, fidatevi che la Roma quest'anno con sti due può fare davvero il devasto e quindi, come ogni video di questo tipo, andiamo adesso a simulare l'avventura di Lukaku con la Roma per vedere come si ambienterà con la squadra della capitale. Let's go! Allora, selezioniamo la nostra magica Roma, ho già fatto tutti gli acquisti e le cessioni ufficiali, tranne ovviamente Lukaku perché lui andremo a prenderlo. Adesso capiamo se farlo con la formula ufficiale perché nella realtà lui è andato un anno solo in prestito alla Roma dal Chelsea senza nessun diritto di riscatto, senza ricompre, senza niente, quindi tra un anno tornerà al Chelsea, a meno che poi la Roma non farà qualcosa per ricomprarlo. Ora capiamo un attimo come impostare il tutto perché ovviamente non avrebbe senso fare solo un anno durante il video. Quindi io raga ve lo dico già adesso, pensavo di fare così: lo prendiamo un anno, proprio come ha fatto la Roma nella realtà. Ovviamente non possiamo prenderlo in prestito perché qua ci dicono che il giocatore è troppo importante, quindi lo compriamo e gli facciamo il contratto di un anno, come nella realtà, come se fosse venuto in prestito. Alla fine del primo anno vediamo come ha reso Lukaku e proprio come succederebbe nella realtà se Lukaku ha fatto abbastanza bene, la Roma proverà a ricomprarlo l'anno dopo dal Chelsea. Ovviamente qua dopo un anno non andrà al Chelsea, però vabbè raga, proverà comunque a ricomprarlo e in quel caso faremo altri due anni di contratto, quindi in tutto 3 stagioni con Lukaku alla Roma. Siete pronti ragazzi? Io no. Iniziamo, let's go. Anzi, mentre qua ci chiede perché amiamo il calcio, fate una cosa, iscrivetevi qua sotto, va, che dobbiamo arrivare a 150.000, dai raga. Allora, ci siamo, questa è la squadra della Roma, ovviamente non sarà questa qua la formazione titolare. Adesso andiamo a comprare Lukaku raga, poi vado a vedere un attimo qual è la formazione con cui sta giocando la Roma in questo partito, comunque quale sarà l'ipotetica formazione ufficiale di quest'anno, la mettiamo giù e poi si parte con la prima stagione. Ovviamente si farà il recap a febbraio per vedere come starà andando Lukaku e poi si farà il recap finale a fine stagione per vedere come avrà performato con la maglia giallorossa e quanti trofei avrà fatto vincere la Roma, anche perché raga lui è la punta di diamante, cioè se gira bene lui la Roma vince. Andiamo a comprare Lukaku, va, facciamo come vi ho detto, un anno di contratto gli facciamo, a meno che non ci fa fare direttamente il prestito, quella sarebbe una cosa favolosa, ma so già che non ce lo farà fare. Romelu Lukaku, dove sei? Dove sei Lukaku? Oh, oh, Lukaku. Lukaku, eccolo qua. Dovrebbe essere al Chelsea, vediamo se è tutto giusto. Sì, 42 milioni di valore, vediamo se riusciamo a fare il prestito. Secondo me non ce lo fa fare il prestito, raga, ci dice che è troppo importante per la squadra. Contatta per il prestito, il club non è interessato, bla 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 bla. Ok, allora lo compriamo e gli facciamo un anno di contratto, let's go. Ok, hanno accettato l'offerta, in realtà l'offerta non doveva esserci, però raga, purtroppo è l'unica cosa da fare. Ora la cosa importante sarà fargli un anno solo di contratto. Quindi facciamo cruciale ovviamente, facciamo un anno, spero che accetti che non ne voglia due, ma come tre? Questo complica tutto ragazzi, sto pensando come fare ragazzi. E a sto punto niente raga, il mio progetto che volevo fare, che lo prendevo, che poi lo facciamo andare via e poi vedevo se riprenderlo, è saltato in aria. E quindi raga niente, facciamo 3 anni direttamente, che era come volevo fare. Quindi ipotizziamo che in realtà la Roma dopo questo anno di Lukaku si sia trovata molto bene col giocatore belga e che decida quindi di ricomprarlo e fargli altri 2 anni di contratto. Quindi accettiamo 3 anni di contratto, let's go. Allora, Lukaku preso, 84 di overall, da qui parte l'avventura, ora dobbiamo mettere giù la formazione titolare. Per il primo anno, raga, non vado a fare nessun acquisto, nessuna cessione, perché vogliamo vedere proprio Lukaku con questa squadra come si ambienterà. Poi, come sapete, per questi generi di video, negli altri anni vado un po' a modificare qualcosina, anche in maniera non troppo realistica, perché i giocatori invecchiano e bisogna valorizzare al meglio Lukaku. Il video è su Lukaku, non è sulla Roma o sulla squadra in questione in questi video. Allora, ragazzi, questa è la formazione della Roma, è un po' storta, lo so, però ho dovuto farla così, abbassare, alzare qualcuno per evitare di avere i triangolini. Abbiamo tantissimi giocatori nuovi, molto interessanti, abbiamo la centrocampo Renato Sanchez e Paredes, davanti Lukaku, dietro Dybala e Pellegrini, tra l'altro la Roma ha anche tanti altri attaccanti perché ha Belotti, ha Abraham e ha Asmoun. Ora, per la prima stagione raga io li voglio lasciare e voglio vedere proprio con questa competizione di attaccanti quante ne giocherà Lukaku, per vedere anche come si entra la Roma. Poi la seconda stagione eventualmente vedremo cosa fare con gli altri attaccanti, al massimo li cederemo per il bene del video. Io direi che possiamo iniziare, come sapete non si fa nulla di mercato la prima stagione come vi ho già detto, e allora ci vediamo direttamente al 1 febbraio ragazzi. Let's go. Ragazzi, siamo arrivati al 1 febbraio. Vedo che abbiamo passato la Coppa Italia contro l'Udinese, vedo che abbiamo il Napoli, non so come è andata in Europa League. Io direi di andare a scoprirlo. La barra è messa bene, spero solo che Lukaku abbia giocato raga, e magari che sia anche salito di overall. Vediamo allora. Oh, 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 secondo posto per ora dietro al Milan. Devo dire che una cosa anche potrebbe essere molto realistica, forse non l'Inter al sesto. Coppa Italia, che turno siamo? Quarti di finale contro il Napoli, mamma mia la vedo dura. E Europa League, dimmi che siamo passati, te prego, te prego, te prego. Primo posto a pari punti con Real Betis. Raga, spero che sia per Lukaku, ma la Roma sta volando. Vediamo un po' come sta andando.
Abrosia, ordina per gol. Eccolo, mio fratello Romelu Lukaku. Cioè, in realtà non è che ha fatto chissà che. Vedete, raga, io ve l'avevo detto di Abram, 29 presenze, 18 gol. Sta giocandosi il posto con Lukaku. E effettivamente ci può stare. Comunque, raga, ci può stare. Però vi devo anche dire che quest'anno Abram è rotto per un bel po'. Quindi sapete che vi dico io, c'è di giocatore. Ciao Abram, questo video è per Lukaku. Tu dovrai sacrificarti, ciao ciao. Mentre gli altri attaccanti non hanno giocato, perché Azmoun ne ha giocate 6 e Belotti ne ha giocate 6. Quindi, prima parte di stagione dove Lukaku ha fatto 9 gol, un periodo di ambientamento che ci può stare in una nuova squadra. Ora andiamo fino al 30 maggio e vediamo che succede. Anche perché non si può vedere che Pellegrini fa più gol di Lukaku. Cioè, Lukaku si è arrivato alla Roma per fare il fenomeno. 9 gol non va benissimo, ecco. E soprattutto non sei cresciuto di overall. Dai, Lukaku. Ok, andiamo fino al 30 maggio, raga. Vi commenterò giusto le partite più importanti. Tipo la Coppa Italia col Napoli. Lukaku gol. Oh, 3-0, Lukaku sicura segnato e abbiamo la semifinale contro l'Inter. No, vabbè, il ritorno di Lukaku contro l'Inter. Se segna esulta, raga, fidatevi che se segna esulta. Non sapremo mai come andrà l'andata, perché è l'ultima partita nel mese. Speriamo che risolvano questa cosa l'anno prossimo. Intanto abbiamo l'Inter anche in campionato e perdiamo. E abbiamo ora l'Europa League. Dovrebbero essere gli ottavi. 2-1 fuori casa. Ora all'Olimpico, facile facile, tripletta di Lukaku. Ok, 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 siamo ai quarti. No! Semifinali contro la Juventus, la squadra dove doveva andare Lukaku e poi non è andata. Intanto la battiamo anche in campionato e si passa con la Juve. Ma che roba è? Che settimane sono? Andata con la Juve, ritorno con la Juve in mezzo al campionato. Intanto perdiamo in Coppa Italia contro l'Inter, ma non sappiamo l'andata. Becchiamo il Liverpool, vinciamo 2-0 all'andata. Ma cosa sta succedendo, ragazzi? Forse finale di Europa League. Finale di Europa League contro il Feyenoord. Raga, no vabbè, ma che video sta venendo fuori? Troppi incroci, troppi plot twist. Allora andiamo fino al giro della finale. Ma che roba è, ma che roba è, raga. Ragazzi, ci siamo, finale di Europa League, così dal nulla, inaspettato, contro il Feyenoord, con Lukaku, che tra l'altro è 85, ma c'è anche un più 5, quindi vuol dire che sta giocando come un 90. Ti prego, vittoria in finale contro il Feyenoord, con gol di Lukaku, anzi doppietta. 3, 2, 1, 3 a 1, Solbakken, Paredes e Pellegrini, va bene lo stesso. La Roma sì, il Feyenoord, la Roma sì, il Feyenoord. Ragazzi, abbiamo già vinto, anzi Lukaku ha già vinto un titolo e forse ha vinto pure il campionato, non lo so, andiamo a vedere. Per ora molto molto bene il primo anno di Lukaku con la Roma, che quindi a sto punto direi che va bene, non si è riusciti a fare come volevamo del prestito, però diciamo che se lo ricompra, facciamo finta che se lo sia ricomprato, e quindi altri 2 anni con la Roma per Lukaku, confermati. Here we go. Vediamo com'è andato però, va. Anzi, vediamo prima in campionato. Tanto in Champions ci siamo andati lo stesso perché abbiamo vinto l'Europa League. No, che peccato. Vabbè, dai, meno 6 punti, sappiamo a cosa puntare nei prossimi 2 anni di Lukaku. Direi che la Champions è abbastanza impossibile vincerla, però magari il campionato sì. Ora vediamo com'è andato Lukaku, va. In Coppa Italia abbiamo già visto che eravamo usciti. Allora, Rosa, Abrosa, ti prego, dimmi che hai giocato. Cioè, dimmi che hai fatto almeno 15 gol, Lukaku. Eccolo lì, my man. Più 1 di overall, 17 gol. Purtroppo non è il miglior marcatore della squadra, ma perché Pellegrini ha fatto un qualcosa di assurdo, raga. 18 gol e 15 assist da trequartista. Però Lukaku 17-2 al primo anno alla Roma, ci posso stare. Ora immergiamoci dentro la seconda stagione e lì vado a fare un po' di mercato, raga. Giusto 2 cose per mettere a posto gli obiettivi, per non farmi esonerare, per far performare al meglio Lukaku. Ci vediamo tra pochissimo. Allora, raga, siamo dentro la seconda stagione, vado a fare le 2 cose che vi ho detto e ci vediamo a fine mercato. Ma non sarà realistico, ve lo anticipo, non sarà realistico. Ok, finito tutto quanto per la seconda stagione, raga, è il momento di andare fino al 1 febbraio. Lukaku parte da 85, ma noi vogliamo di più dal nostro Romelu. Vogliamo che salga almeno di 2 di overall, secondo me, quest'anno. E poi deve toccare quota 20 gol, almeno, almeno. Vediamo tra l'altro, aspettate, prima quali obiettivi ci dà la società. Visto che abbiamo vinto l'Europa League, ho paura di saperlo. Raggiungi la finale di Champions, vinci campionato e vinci coppa. Ok, praticamente ci esonerano, già ve lo dico. Serve un miracolo. Bene, andiamo al 1 febbraio e speriamo di arrivare vivi poi fino alla fine. Dai, a dopo. Allora, in Champions abbiamo, raga, il Borussia, che già abbiamo perso, la Dinamo Kiev e non so quale altra. Io non so come possa il gioco pensare che noi possiamo arrivare in finale. Cioè, siamo la Roma comunque. Ok che abbiamo Lukaku, il miglior attaccante del mondo, però siamo la Roma. Oh, occhio, occhio. Andiamo alla terza, qual è? Ah, il Braga. Dai, vediamo. Ci vediamo a febbraio. Non voglio anticiparvi niente. Attenzione, ragazzi, ultima del girone. Scusate l'interruzione. Incredibile, siamo passati. Non mi chiedete come, ma abbiamo passato il turno avendo perso la prima. 12 punti per la Roma. Vi anticipo questo, 12 punti. Sicuro almeno 10 sono arrivati dai piedi di Lukaku. Ok, ci siamo. Siamo praticamente al 1 febbraio. Siamo passati anche in Coppa Italia. Sta andando tutto secondo i piani. Abbiamo beccato il Siviglia. Cioè, raga, l'anno scorso in finale di Europa League becchiamo il Feyenoord. Quest'anno becchiamo il Siviglia, gli ottavi di Champions, che è la squadra contro cui la Roma ha perso l'anno scorso la finale. Cioè, vabbè, follia, raga, follia. Vediamo come sta andando il tutto. Va, la barra è messa incredibilmente bene, ma lo sarà ancora per poco. Ah, campionato pensavo meglio, raga. Terzo posto, ci hanno detto che dobbiamo vincerlo.
Cesonano, raga, Cesonano sicuro. Coppa Italia, siamo contro l'Atalanta, ok. E Champions, abbiamo passato il girone al primo posto insieme al Braga, ok. C'è anche il Milan, c'è anche la Fiorentina e poi c'è la Juve, bene, quattro italiane. Vediamo come sta andando però Big Romelu. Allora, Abriosa, dimmi che le hai giocate tutte, Romelu. Ok, ok, ne ha giocata una in meno di Pellegrini. Ma, regà, ancora non è il miglior marcatore. Cioè, Pellegrini lo mettono al primo posto perché ha fatto gli stessi gol di Lukaku, ma ha fatto 8 assist. Com'è possibile, Lukaku, che ti fai fare più gol da Pellegrini? Non lo so. Però, comunque, 12 gol nella prima parte di stagione, molto buono e in linea per superare i 20 che ci eravamo prefissati. Più uno di over all'86, molto, molto, molto bene. E allora andiamo fino al 30 maggio, raga, incrociamo le dita. Piano di crescita, fammi vedere se ce n'è uno migliore, raga. Sì, decisamente, mettiamo questo. Let's go. 30 maggio, raga, incrociamo le dita, ma qua davvero la vedo veramente, veramente, veramente grigia. Speriamo che almeno Lukaku faccia bene. Intanto passiamo in Coppa Italia, e già la cosa è buona. Fondamentale ora arrivare almeno ai quarti, almeno ai quarti. 2-2 da loro, potrebbe essere un buon risultato, raga. Ma perché le stiamo perdendo tutte? Qualcuno me lo spieghi, raga, perché? Ora una settimana infernale, Juventus e poi Siviglia. Vinciamo con la Juve e vinciamo col Siviglia? Sì, quarti di finale, vamo! Ora abbiamo praticamente il ritorno con la Fiorentina di Coppa Italia e i quarti di finale contro l'Arsenal. Oh, 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 abbiamo vinto a casa dell'Arsenal. Sto male, ti prego, ti prego. Ragazzi, ragazzi, cosa sta succedendo? Siamo in semifinale di Champions contro il PSG. In campionato le stiamo perdendo tutte. In Coppa Italia siamo in finale. Raga, ma Lukaku sta facendo i miracoli in sta squadra. Ok, ok, abbiamo perso contro il Paris Saint-Germain. Magari vinciamo là, potrebbe succedere. Oh, oh, ma state scherzando? Siamo in finale di Champions contro il Real Madrid, abbiamo vinto la Coppa Italia. Oh, ma cosa sta succedendo? Andiamo al giorno della finale di Champions. La Roma vince prima in Europa League e l'anno dopo va in finale di Champions con Real battendo PSG, Arsenal e Siviglia. Va bene, effetto Lukaku, effetto Lukaku. Raga, se segna in finale di Champions io ve lo dico e mi fermo a vedere il prossimo pallone d'oro. Allora ragazzi, la barra è messa bene, io non voglio ancora crederci. Lukaku 87 di overall, più 5, gioca come fosse un 92. A me basta che segna Lukaku, poi il resto non importa. Oh, abbiamo vinto la Champions, abbiamo vinto la Champions. Non è vero, raga, non è vero. Cioè, la Roma con Lukaku in 2 anni ha vinto Europa League e Champions League. Ai rigori, ditemi che ha segnato Lukaku, impazzisco. 3-3, rigore sbagliato da Dybala che però aveva segnato, aveva fatto doppietta, espulso Pellegrini, tripletta di Dybala, espulso Lukaku. Raga, ma che finale è? 3-3, poi vanno i rigori, durante la partita c'è stata tripletta di Dybala, espulsione di Lukaku al 15°, espulsione di Pellegrini, quindi la Roma ha chiuso in 9, ma nonostante ciò è riuscita ai supplementari a segnare e poi a vincere i rigori con Dybala che sbaglia il rigore. Ma cosa sto vedendo? Ma cos'è sta finale? Boh, vabbè, comunque però è vero, raga, Lukaku le finali le sbaglia tutte. Cioè, l'anno scorso, nel video qua con l'Europa League, non ha segnato e qua si fa espellere. Però la Roma ha vinto, va bene così. Vediamo allora come siamo andati nelle altre competizioni. Però più di così, raga, Europa League, Champions League, manca solo il campionato da vincere l'anno prossimo, se non l'abbiamo vinto quest'anno. Allora, vediamo un po', classifica, vabbè, follia, Champions League vinta. In campionato siamo arrivati al quarto posto, ma potevamo arrivare anche decimi. Tanto in Champions ci andavamo perché l'abbiamo vinta, quindi va benissimo così. Coppa Italia, ah, l'abbiamo vinta, è vero, abbiamo vinto pure la Coppa Italia, non sapevo mai se ha segnato Lukaku in finale, ma non importa. E Champions League l'abbiamo vinta, raga, a questo punto non rimane che vedere Lukaku cosa ha combinato. Ma che roba è, ma cosa sto vedendo, raga, ma cosa sto vedendo? Statistiche, eccolo lì, finalmente, finalmente. Tra l'altro abbiamo 3 giocatori espulsi, ma perché pure Sané è espulso, non lo so. Comunque finalmente Lukaku è il miglior marcatore della squadra, avevamo chiesto 20 gol, ne ha fatti 25, raga, 25 gol, di cui 3 in Champions League e 21 in campionato. Vediamo pure se capocannoniere, intanto ha preso un altro più 2. Ufficio, statistiche giocatori, come si fa a vedere? Perché non me le fai vedere? No, ok, non è il miglior marcatore, Lukaku è il terzo. Però, regà, tanta tanta roba. Non ci resta che andare nella terza stagione. Europa League vinta, Champions League vinta, Coppa Italia vinta, manca solo il campionato. Dai, Roma, dai, Roma, dai. Ok, raga, siamo dentro la terza stagione. Non capisco perché la barra è in giù. Cioè, avete capito, dirigenza, che abbiamo vinto la Champions League? Non so se l'avete capito. Vabbè, vado ad alzare questa barra, faccio qualche acquisto e poi si va a vincere lo scudetto con Lukaku per l'ultima sua stagione con la maglia giallorossa. Let's go. Ok ragazzi, ho finito il mercato. In realtà ho fatto un solo acquisto perché abbiamo vinto la Champions, ci hanno dato tanti soldi, quindi ho preso Frankie de Jong a centrocampo e questa è la squadra che deve vincere lo scudetto. Lukaku ce l'abbiamo là davanti, adesso è in nazionale purtroppo o per fortuna, non lo so, però aspettate che ve lo trovo, Lukaku, Lukaku, eccolo qua, 87 di overall. Lukaku è ancora squalificato, quindi dovrebbe saltare la prima di Champions. Adesso vediamo e niente, raga, vediamo gli obiettivi e poi andiamo fino al 1° febbraio. Obiettivi, ovviamente avremo vinci campionato, vinci coppa e raggiungi la finale, uguale all'anno scorso. Tra l'altro con priorità massima, raga, raggiungi la finale. Sì, sì,
Va bene, ci proveremo. Andiamo. Gironi, chi è che abbiamo? Tra l'altro non sono ancora stati sorteggiati, ok? Lo scopriremo tra pochissimo, 1° febbraio. Abbiamo pure la Supercoppa, è vero? Sia quella europea che quella italiana. No, vabbè, impazzisco, raga. Ci vediamo alla Supercoppa allora, va? Ah, ma è vero, raga, che ce l'abbiamo pure l'anno scorso la Supercoppa europea. Non abbiamo guardato. Vabbè, amen, è andata così. Supercoppa col Borussia. Io voglio vederla da qua, ragazzi, perché voglio vedere se Lukaku sarà decisivo almeno in una finale. Spero che non la salti, tra l'altro. Potrebbe essere che la scontra qua la squalifica. Vediamo. Supercoppa contro il Borussia Dortmund, che abbiamo appena affrontato in amichevole. No, Lukaku la salta, raga. Vabbè, vediamo come va lo stesso. Oh, abbiamo vinto. Gol di Mancini e Dybala. Va benissimo così. Altro trofeo per Romelu Lukaku. Allora, nei gironi abbiamo l'Atletico come prima squadra. E già non va bene. Dovremmo essere testa di serie in realtà, in teoria. Vediamo. Mamma mia, ma stiamo andando malissimo, raga, quest'anno. Ma che sta succedendo? Niente, niente, vabbè. Mi sa che non ci arriviamo a fine anno per scoprire come sta andando Lukaku. Ragazzi, ma siete seri? Avete visto a settembre cosa è successo? Buh. Ma raga! Ok, inizia la ripresa. La ripresa inizia da qui. Bene, 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 bene. Adesso passiamo pure in Champions, raga. Garantito. Ve lo dice Venom. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Ora si vince in casa contro il Lione e fuori casa con l'Atletico si pareggia. Perfetto, perfetto, perfetto. Abbiamo 7 punti in 4 partite. Dobbiamo almeno vincerne un'altra. E potrebbe non bastare. Con l'Atletico si pareggia 1-1, fidatevi. 1-1. Ole, ole, Romelu, Lukaku, Romelu, Lukaku. Passiamo pure al primo posto, raga. Non so cos'era successo nel calendario. Eravamo partiti troppo male. Ora stiamo vincendo letteralmente tutte. Cheat. Ci vediamo a febbraio. Ragazzi, aspettate che abbiamo un'altra finale. Abbiamo troppe finali, quindi andiamo direttamente alla finale contro la Juve di Supercoppa. Anche quella non ce la vediamo dal calendario, ma ce la vediamo direttamente nella singola partita. Eccoci qua, Lukaku tra l'altro è diventato già 88, ci siamo spoilerati. Io ci credo, un altro trofeo. No, ai supplementari, almeno Lukaku ha segnato. Oh, primo gol di Lukaku in una finale, incredibile. Mi va bene lo stesso, raga, la coppia Lukaku-Dybala colpisce ancora, ma purtroppo abbiamo perso. Ci può stare, raga, stiamo già vincendo molto, molto, molto. Manca solo il campionato, tra poco vedremo come siamo messi a metà stagione. Siamo al 1° febbraio, raga, non ci sono buone notizie perché abbiamo il Napoli in Coppa Italia e il Liverpool agli ottavi di Champions. Tra l'altro anche il Liverpool, squadra storica per la Roma, cioè io non lo so, sembra fatta apposta. Vabbè, vediamo un po' come stiamo andando, va. Allora, classifica. Ai 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 ai, mi sa che non lo vinciamo il campionato, raga. Ai ai ai, mi sa che sarà la peggior stagione della Roma. Coppa Italia, siamo ai quarti, giusto? Sì, quarti contro il Napoli. E Champions League, siamo passati al secondo posto a sto punto, direi. Sì, secondo posto a pari punti con l'Atletico. Che peccato. Chi ha beccato l'Atletico? Il Bayern Monaco. Oh, mamma mia, mamma mia. Vediamo come sta andando Big Romelu. Abrosa. Statistiche, ordina per gol. Oh, raga, non ce la fa mai essere il primo, è a metà stagione. Però, 29 presenze, 14 gol. Questa volta davanti a lui c'è Dybala, quindi ci può stare. Pellegrini ne ha fatti solo 4. Tra l'altro, Lukaku, 88 di overall, è salito ancora di 1. Io direi ultima parte di stagione dell'ultima stagione di Lukaku con la maglia della Roma. E poi vediamo anche in che squadra andrà. Ci siamo, raga, inizia l'ultima parte di stagione per Romelu Lukaku. Gli ultimi 4 mesi di Lukaku con la maglia da Roma. 4-0, ok. Ok, ok, anche se ora dobbiamo andare a Anfield Road a difendere il 2-1. Oh, raga, le stiamo vincendo tutte, ma che mese è febbraio? Vinciamo pure il campionato qua. Ok, ok, con la Juve? Ok, un po' meno ok, però vabbè, non importa. Era solo l'andata, ti prego, ti prego, ti prego. Ragazzi, ma cosa sto vedendo? Lukaku capocannoniere della Champions quest'anno, fidatevi. Contro chi saremo ai quarti di finale? Pensate se vinciamo un'altra Champions, cioè sarebbe una roba assurda. 4-0 col Monza, ma sta stagione è iniziata tanto male, raga, non avessimo fatto quelle sconfitte all'inizio. Oh! Raga, non ci credo, raga! Vabbè, mo Manchester City, a posto stiamo. Ribaltiamola con la Juve, ti prego, ti prego. Lukaku. Ah, sapete che forse siamo in finale? Andata col City, non sapremo mai quanto abbiamo fatto. Non siamo in finale, purtroppo. Ti prego. Niente, niente, niente. Siamo usciti in semifinale di Coppa Italia e in semifinale di Champions. Vediamo in campionato come abbiamo finito e poi, raga, andiamo a fare le conclusioni finali. Però tanta, 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 tanta roba. Chiudiamo con uno 0-0. Tra l'altro io vorrei farvi vedere il problema qual è stato, raga. Cioè, ora non so se vi ricordate, ma a settembre, anzi ad agosto, noi abbiamo iniziato con una sconfitta, poi una vittoria e poi le abbiamo perse tutte. Ne abbiamo perse 1, 2, 3, 4, 5 di fila in campionato. Cioè, ipotizzate di avere preso 15 punti in più e aggiungeteli a quello che abbiamo fatto adesso. Siamo arrivati al quarto posto con 77 punti. Avessimo vinto quelle 5 partite che abbiamo perso, raga, saremmo arrivati primi. Però con i secoli, ma non si è fatta la storia e non si è fatta manco Roma, appunto. Quindi, vediamo un po' come siamo andati, va? Anche se abbiamo già visto.
Avevamo perso. Ah, che peccato, raga. Che peccato. L'andata vuol dire che avevamo pareggiato 2-2. Era anche un buon risultato. Che peccato. Mentre in Coppa Italia, cos'era successo? La squadra Juventus vince per i gol in trasferta. Mi dissocio. Detto ciò, raga, non rimane che vedere il recap finale di Lukaku nella sua ultima stagione e poi vedere dove andrà anche. Ordiniamo per gol, eccolo lì! Eccolo lì! Ha fatto la stagione con la L maiuscola e con la S maiuscola. 33 gol in 53 presenze, 9 gol in Champions League, sono tantissimi, e ancora una volta 21 gol in Serie A, quindi è migliorato in ambito europeo. Tra l'altro, ragazzi, prima stavo vedendo una cosa, guardate qua. Passerà alla squadra Leicester City a inizio mercato. È il solito Romelu Lukaku, ragazzi. E in una squadra ha iniziato a fare accordi con tutte le altre. Ma vabbè, non importa. E quindi sappiamo già dove andrà. E a sto punto io direi che adesso a schermo vi sta apparendo la tabella con tutta la carriera che ha fatto Lukaku alla Roma in questi 3 anni. Quello che ha vinto e quanti gol ha fatto. E andiamo a vedere Lukaku che saluta per l'ultima volta Trigoria. Allora, ragazzi, non mi è apparsa la scena di Lukaku che va via. Però, come potete vedere, volevo informarla che Romelu Lukaku ha lasciato il club dopo aver raggiunto un accordo con la squadra Leicester City. Saluti. E quindi io direi che provo ad andare avanti qualche giorno, ma se non va via Lukaku con la scenetta non ce l'abbiamo. Mi sa che non ce l'abbiamo, raga, la scenetta di Lukaku. Vediamo. Ok, niente, non ce l'abbiamo. E allora sapete che vi dico? Andiamo a cercarlo da qua e vediamo come sta con i colori del Leicester. Gran squadra per Leicester, mi piace come scelta. Bravo Lukaku, chiudi la carriera in Inghilterra. Non so se in Serie A o in Serie B, però va bene lo stesso. Eccolo qua, Lukaku 89 di overall a Leicester, 32 anni. Diciamo che alla Roma è diventato ancora più forte di quanto già era il nostro Romelu Lukaku, vincendo tra l'altro una Europa League e una Champions League, cioè follia, manca solo il campionato, vabbè, non importa. Detto ciò, ragazzi, si concludono i 3 anni di Romelu Lukaku con la maglia della Roma. Io vi ringrazio per aver visto questo video, se ancora non l'avete fatto un mi piace, un'iscrizione qua sotto, da non è tutto, noi ci vediamo domani con un prossimo video, ciao!